Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV. In primo piano ancora le notizie che riguardano Casamicciola, tra polemiche, iniziative e incontri, associazioni di categoria che riguardano ovviamente la comunità casamicciolese. Intanto leggiamo una nota che è pervenuta alla nostra redazione da parte del Comitato di Casamicciola Terme di Salvaguardia e Tutela dell'Ambiente, da parte dell'Associazione Protagonisti per l'Isola d'Ischia. Si legge nella nota: apprendiamo con soddisfazione, dopo le pressanti sollecitazioni e note del nostro comitato e della nostra associazione, unitamente ad altri presenti nel coordinamento dei comitati di Casamicciola, il piano di azione di ripristino delle reti dell'energia elettrica a determinate condizioni e clausole adottato dall'onorevole Legnini, oggetto di discussione nella riunione del 10 gennaio con i comitati del coordinamento, che è in continua interlocuzione con l'Enel e che abbiamo visto presente sul territorio. A tal proposito, il comune di Casamicciola Terme e la regione Campania. Suona strano, si legge nella nota, che una delegazione politica, come ci stanno segnalando, voglia arrogarsi di questo passo in avanti sull'elettricità quando non sono presenti e non hanno partecipato alle riunioni indette su questo tema. Così, in una nota congiunta, si sono espressi Agostino Iacono e Vitale Pitone, che vedete in foto, in rappresentanza rispettivamente del Comitato di Casamicciola Terme di Salvaguardia e Tutela dell'Ambiente e dell'Associazione Protagonisti per l'Isola d'Ischia, che denunciano quindi di fatto un tentativo di speculazione a danno della cittadinanza da parte di alcuni soggetti politici che avrebbero in animo di incontrare alcuni cittadini per prendersi il merito della riattivazione dell'energia elettrica disposto in realtà dal commissario Lennini. È sempre a Casamicciola, per quanto riguarda i nuovi comitati che stanno nascendo. Casamicciola al Centro è una nuova associazione socio-culturale solidale nata con lo scopo di rimettere al centro il futuro del comune colpito dalla frana, un vero atto d'amore nei confronti del territorio martoriato dall'evento calamitoso del 26 novembre e di consapevolezza della potenzialità di sviluppo del territorio. Il futuro di Casamicciola dipende da noi, dobbiamo dare il nostro contributo per costruirlo insieme, ripartendo dalla gente di questo comune, ha dichiarato il presidente dell'associazione Antonio Carotenuto. Ascoltiamo l'intervista. L'associazione Casamicciola al Centro nasce da una riflessione mia insieme agli altri associati di fermarci un attimo e, alla luce di quella che è la realtà che stiamo vivendo in questi giorni a Casamicciola, ci siamo posti una domanda, e cioè quale dovrà essere il futuro nostro di Casamicciola, delle nostre famiglie, e quindi abbiamo deciso di unirci in associazione, perché formalmente probabilmente è l'unico modo, l'unico strumento che ci consente di darci un riconoscimento e affrontare appunto la questione, la tematica, il futuro presente, ma il futuro di Casamicciola. Vedi, la questione oggi riveste una particolare importanza perché l'analisi della realtà ci porta ad evidenziare che Casamicciola è un paese con grandissime difficoltà economiche, ma anche sociali e anche esistenziali. In questo momento particolare, partendo dalla realtà economica, dalle realtà imprenditoriali, ma anche dalla realtà sociale. Penso soltanto ai bambini, alle scuole che da 2 anni circa vivono momenti di disagio, si entra e si esce dalla scuola, quindi una serie di problematiche che stanno fortemente incidendo anche sull'aspetto psicologico dei nostri bambini. E quindi da cittadino, ma anche da padre di famiglia, parlando insieme agli altri miei amici e associati, ci siamo posti il problema di dire: vogliamo finalmente affrontare la tematica di Casamicciola e in maniera seria e con una certa anche morale, con un approccio morale, affrontare la tematica. La risposta è stata di sì, e quindi abbiamo costituito questa associazione. Con l'associazione ci poniamo quindi
come punto di riferimento, di ascolto, ma soprattutto anche in maniera solidaria con chi oggi più di noi ha subito danni dai recenti eventi che sono l'alluvione e anche il terremoto. Non dimentichiamo che Casamicciola, come sapete, nel 2017 è stata colpita dal terremoto, oggi dell'alluvione, e quindi tante famiglie oggi ravvisano forti difficoltà. Quindi ci poniamo con l'associazione come punto di incontro, come punto di dialogo, come punto di riflessione per affrontare tematiche che sono sociali, culturali e anche quelle della solidarietà. A breve, quindi, per avviare questa campagna di ascolto, faremo una serie di incontri con le diverse realtà, che non sono soltanto le realtà economiche, la realtà degli albergatori, dei commercianti, ma anche le realtà delle famiglie. Quindi faremo anche incontri con le realtà scolastiche, perché è da qui che bisogna partire, oltre a tutti gli altri aspetti, ripeto, economici ed imprenditoriali, per affrontare in maniera costruttiva i problemi che stiamo vivendo a Casamicciola. Non escluso anche che ci porremo come strumento grazie al quale poter anche interloquire con le istituzioni, perché un'altra delle difficoltà che sto ravvisando in questi giorni è la difficoltà proprio di dialogo e di contatto tra Casamicciola, quindi la realtà casamicciolesi e le istituzioni. Sono nati diversi comitati, il comitato del terremoto, il comitato dei commercianti di Piazza Bagni, il comitato dei commercianti della Marina, eccetera eccetera, ma tante cellule diciamo così sparse. Oggi abbiamo ravvisato la necessità di essere uniti, e quindi ci poniamo come punto di incontro, come punto di discussione per portare avanti le tematiche di Casamicciola. Apriamo la pagina dedicata all'attualità, parliamo della BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo, che è un punto di incontro prezioso per tutti gli operatori del settore turistico nazionali e internazionali, fiera tra le più importanti al mondo. Giunta alla sua 26esima edizione, lo storico patron Angioletto De Negri ha rivolto un importante invito all'Isola d'Ischia. Vediamo il servizio realizzato dal nostro corrispondente a Napoli, Luca Antonio Pepe. Giunta alla 26esima edizione, la Borsa Mediterranea del Turismo si appresta ad aprire i battenti. Ne abbiamo parlato col suo fondatore, col suo storico volto, Angioletto De Negri, il patron di questa importantissima mostra che rappresenta un'eccellenza nazionale, il quale ha fatto un invito molto importante all'Isola d'Ischia. Vediamo l'intervista. Nuvola TV è nell'ufficio del patron della BMT, una nuova edizione è alle porte. Assolutamente sì, il 16 marzo apriamo la 26esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, che è un fiore all'occhiello per la città di Napoli, per la provincia, per la regione e per tutto il centro-sud e per l'Italia intera. Io sono un tour operator che mi sono dedicato 26 anni fa a creare questa grande iniziativa, con il supporto anche delle istituzioni, regione, comune, camere di commercio. Lo sforzo è immane. In questi periodi di crisi abbiamo comunque fatto, siamo stati i primi a riniziare le edizioni della BMT, e di fatti abbiamo avuto la visita del ministro del momento della scorsa edizione, e quest'anno ci auguriamo che ci vengano a trovare anche il nuovo ministro del turismo, perché abbiamo bisogno del supporto per essere incoraggiati ad affrontare un'iniziativa veramente eccezionale, perché abbiamo circa 100 operatori stranieri che sono invitati, selezionati dall'Enit, che sono qui sul territorio campano per 5 giorni. Abbiamo altri 3 workshop, uno sul turismo sociale, uno sul incentivi e congressi e un altro sull'ospitalità alberghiera. Pertanto se oggi vediamo qualche turista in più nella nostra regione, lo dobbiamo anche principalmente alla grande BMT, Borsa Mediterranea del Turismo. Ecco, a proposito di turismo, si svolge questa importante manifestazione in una regione che da poco ha vissuto sulla propria pelle una tragedia, l'alluvione dell'Isola d'Ischia. Quanto può essere importante anche per le comunità isolane rilanciare la propria immagine in occasione di questa manifestazione? Beh, è molto importante. Proprio in questo caso noi abbiamo invitato il ministro Santanchè a presidiare
questa edizione, affinché dia, continui a dare il supporto, anche se di incoraggiamento in questo momento, ai nostri isolani, all'isola di Ischia, di cui io faccio parte perché ho abitazione a Ischia, e quindi abbiamo avuto un grosso problema. L'unica cosa che voglio invitare i media, di non parlare della isola intera di Ischia, ma del pezzo di terreno che è crollato. È un incidente che può succedere sempre e ovunque, le nostre terre sono quelle che sono, pertanto di non generalizzare, non è Ischia, è un comune di Ischia che una parte di questo comune ha avuto un problema non indifferente, specialmente sulle abitazioni. Certamente il turismo ne subirà, e perciò abbiamo bisogno di una mano del governo affinché si renda conto di prevenire questi disastri, perché cosa non facile, ma molto spesso è proprio una mancanza di prevenzione. Ecco, nominato il ministro Santanchè del piano di rilancio appunto dell'isola di Ischia, ma sarà presente qualche comune isolano? Già si è prenotato qualche stand? Noi lo invitiamo come ospite d'onore, invitiamo tutta l'isola di Ischia come ospite d'onore, come BMT ci facciamo carico di una presenza durante la fiera, proprio per incontrare gli operatori stranieri, gli operatori italiani e tutto il mondo del turismo. Diamo in conclusione anche qualche numero di questa importante manifestazione. Guarda, noi teniamo praticamente i 5 padiglioni della Mostra d'Oltremare, non dico che sono pieni al 100%, ma al 79%, il che vuol dire c'è un grosso interesse anche per l'incoming, in particolare perché sono presenti già 11 regioni, e come new entry c'è la Sardegna che ha preso uno spazio di 300 metri quadri, quindi parliamo di grossi numeri. I buyer sono 97 ad oggi, tendono ad aumentare. Abbiamo anche il Venezuela, perché anche gli stati diversi, maggiori, cioè, oppure quelli che hanno novità in questo momento, come il Venezuela, sarà presente. L'anno scorso c'era, cioè no, qualche anno fa c'era l'Argentina, quindi siamo una fiera a carattere internazionale, direi mondiale a questo punto. E ancora con l'attualità, e poi ritorniamo, il nome della nuova associazione giovanile nata sull'isola di Ischia e formata da ragazzi che come obiettivo comune hanno quello di rendere l'isola più interessante per la loro generazione e quella a venire. L'associazione si è fatta conoscere in un primo momento nel periodo post frana, durante la fase di emergenza. Infatti questi ragazzi, insieme a tutti gli angeli del fango, hanno aiutato fattivamente i cittadini e le attività colpite dal tragico evento dello scorso 26 novembre, non solo spalando il fango ma anche distribuendo tutti i beni di prima necessità agli sfollati. Lo scorso sabato invece presso la Curia Vescovile è stata presentata ufficialmente l'associazione attraverso il primo dei 4 eventi che fanno parte del progetto Let's Talk, finanziato dall'Unione Europea. Guardiamo il servizio. Davide, Diana e Andrea, e poi ritorniamo a una nuova realtà formata da giovani. Davide, quando nasce e soprattutto come nasce l'idea di creare questa associazione? E poi ritorniamo, risponde all'esigenza di contribuire attivamente all'isola di Ischia. L'hanno fatto tanti giovani, siamo partiti 9, da un anno che discutevamo, eravamo un gruppo informale di giovani, sino a divenire da qualche mese un'associazione giovanile di promozione sociale. E ora contiamo più di 60 membri, tra albergatori, imprenditori, giovani attivisti e studenti. Il vostro gruppo ha aiutato fattivamente anche durante il periodo di emergenza post-frana? Ci teniamo a dire che non ci sono eroi, cioè abbiamo fatto quello che dovevamo fare, anzi in realtà come associazione avevamo l'intenzione di presentarci proprio con il primo evento di gennaio, invece i tempi e i fatti ci hanno costretto a scendere in campo già il 26 novembre. Il nostro ruolo è stato quello di stare a stretto contatto con tutte le istituzioni attive in quel momento, di fare da raccordo con i vari punti di vista, con le varie necessità, ma soprattutto di dimostrare ancora una volta che questa generazione, quando chiamata a scendere in campo in maniera concreta, lo fa e dimostra che se unita davvero può raggiungere qualsiasi obiettivo. Diana, sabato scorso in Curia si è tenuto il primo dei eventi organizzati dalla vostra associazione. Una prima parte dedicata all'ambiente e all'ecologia e la seconda parte dedicata alla frana di Casamicciola. Raccontaci di questa giornata.
Sì, è stata la prima giornata di uno dei nostri 4 eventi effettuati questo sabato. La giornata è stata divisa per l'appunto in due parti. Nella prima parte abbiamo parlato dell'ecologia e della disinformazione che gira intorno ad essa e abbiamo creato una tavola rotonda con una serie di associazioni che operano sull'isola attivamente di giovani, e nella seconda parte invece abbiamo parlato della tragedia avvenuta il 26 novembre a Casa Micciola. Abbiamo avuto più di 100 partecipanti al nostro primo evento e per ognuno di essi abbiamo piantato e regalato loro un albero in Madagascar. Andrea, quali saranno i prossimi eventi in programma? Ma in linea con il progetto dell'Unione Europea, che ha scelto felicemente di sostenerci, abbiamo organizzato 4 appuntamenti. Il primo è stato quello per l'appunto di sabato scorso sull'ecologia. Il prossimo a febbraio tratterà del rapporto tra sport e discriminazioni. Per fortuna sull'isola abbiamo degli esempi molto virtuosi di come lo sport curi le discriminazioni. E l'ultimo a marzo, o meglio il penultimo, l'ultima conferenza tratterà invece della tematica del lavoro, anch'essa molto importante. L'ultimo appuntamento in aprile non sarà una conferenza ma un evento particolare di cui per adesso non sveleremo niente. Questo pomeriggio presso il Museo Civico del Torrione a Forio, in occasione della giornata della memoria, è andato in scena la performance teatrale Lettere dal Lager, ideata e scritta da Edoardo Cocciardo con gli allievi del corso Il Tempo e lo Specchio. Attraverso le lettere inviate dai campi di concentramento il pubblico si è potuto immergere in quella che era la dura e terribile realtà dei campi di sterminio disseminati dal regime nazista in varie località europee. Al termine della rappresentazione abbiamo raccolto le dichiarazioni del maestro Cocciardo, autore dell'opera. Sentiamo. Edoardo Cocciardo, nel giorno della memoria gli allievi del corso di teatro Il Tempo e lo Specchio hanno portato in scena Lettere dal Lager, un'opera di cui tu sei autore. Com'è andata? È andata bene, ringrazio il pubblico presente, è stata una serata toccante, ovviamente commovente come non poteva essere altrimenti, e in realtà poi, ecco, più che autore ho fatto da raccoglitore, quindi una selezione di lettere reali scritte da alcuni superstiti appunto di Auschwitz, diciamo che l'obiettivo reale della performance era quello proprio di far sì che dei giovani, alcuni anche molto giovani, si potessero immedesimare in un tema così tragico, così forte, che apparentemente sentono così lontano da loro, e quindi rendersi conto sia di quello che fu il problema della Shoah, sentirlo attraverso poi quello che è il lavoro, diciamo, sensoriale che già il teatro fa di per sé sempre, e allo stesso tempo avere la sensibilità critica nei confronti della contemporaneità, cioè rendersi conto che purtroppo è qualcosa che potrebbe riaccadere, se non nelle stesse vesti, in altre vesti, anche oggi. E quindi per far sì, ogni anno diciamo le stesse cose in questo senso, per far sì che non accada più, siamo qui a non tanto a commemorare, ma a vestire la memoria su di noi. Però è vero che l'anno scorso anche l'abbiamo detto, poi è scoppiata la guerra in Ucraina. Speriamo che sia l'ultima, ma è un sogno dirlo. Uno spettacolo che appunto è stato portato in scena dagli allievi del corso Il Tempo e lo Specchio, che è iniziato alcuni mesi fa e che comunque sta continuando. Quali saranno i prossimi appuntamenti e come sta funzionando? Sì, stiamo lavorando appunto con un bel gruppo, un gruppo diciamo che coinvolge sia giovani che meno giovani, e questa è una cosa molto bella. Siamo a buon punto, abbiamo fatto, diciamo, loro hanno fatto finora due debutti in qualche modo. Il primo con la partecipazione a Quan Na Chet Nin, il presepe teatrale che è tornato quest'anno, ed oggi con la serata dedicata alla Shoah. Da qui in poi lavoreremo ad uno spettacolo che si terrà a giugno, non svelo ancora nulla, che sarà in qualche modo il battesimo vero e proprio. Diciamo che fino a mo hanno fatto il catechismo in previsione del battesimo.
Arriva il weekend, ritorna il calcio, apriamo la pagina dedicata allo sport. Domani pomeriggio alle 14.30 all'Ischia sarà di scena a Capri per la 23esima giornata del campionato di eccellenza. I gialloblu restano al primo posto in solitaria, ma le avversarie sono poco dietro e continuano a tenere il passo. Ecco perché la squadra allenata da Enrico Buonocore non può permettersi di sbagliare in casa della penultima in classifica, il Capri appunto. Già all'andata riuscimmo con difficoltà a vincerla, ricorda Buonocore, dobbiamo imporre il nostro gioco difendendo alti, affrontiamo una squadra che non si arrende mai, ha dichiarato il tecnico nella conferenza stampa di presentazione del match. Ascoltiamo uno stralcio. Mister, continua il calendario che propone ancora una volta un avversario sulla carta sempre abbordabile, ma è una trasferta insidiosa anche da un punto di vista logistico. Sei preoccupato per questa gara? No, per il viaggio ci siamo organizzati, quindi partiremo sabato mattina, quindi il viaggio è un'ora, quindi non credo che ci siano problemi. Quanto riguarda la partita, è un derby, è stato sempre molto difficile. All'andata abbiamo fatto il 2-0 a un quarto d'ora alla fine, abbiamo rischiato anche di due volte ci potessero pareggiare. Non è facile, una squadra ha dei buoni giocatori e quindi sarà una partita per noi molto difficile da prendere con le molle, nel senso che noi dobbiamo partire con grande intensità, dare ritmo, giocare veloce, fare meglio di domenica scorsa come livello di qualità di gioco. Per quanto riguarda appunto ciò che non è andato bene domenica scorsa, ha improntato un approccio sul lavoro settimanale o ci potrebbero essere anche dei cambi di formazione perché qualcuno non ti era piaciuto? Ma noi ci può stare qualcosa, che cambiamo qualcosa, non mi era piaciuto quando andavamo a riprendere la palla, eravamo un po' lunghi, non eravamo come al solito, nel senso che quando ci dobbiamo muovere in avanti ci dobbiamo muovere tutti, invece rimanevamo un po' troppo bassi con i centrocampisti e una volta che la palla arrivava dopo i difensori loro, noi non facevamo in tempo ad accorciare in avanti, quindi ci hanno portato due o tre volte nell'area nostra. Noi questa cosa qua che ci lavoriamo da sempre non deve capitare. Invece abbiamo solo Franco che Brienza che c'ha ancora sto problema dietro la gamba e poi il resto è ritornato dall'influenza e quindi l'unico che in questo momento è out è lui. Mister, ritornano è gemito il portiere, certo. Ritornano i tifosi in trasferta come avevi già anche anticipato. Ti voglio chiedere, dato che hai vissuto insomma in diverse piazze il percorso di squadre che devono vincere il campionato, lo hai vissuto anche qui a Ischia, si stanno un po' susseguendo gli appelli di chi dice cerchiamo di dare più supporto alla squadra, come se fosse ancora troppa poca gente. Secondo te perché? E anche se tu vuoi rivolgere un appello? No, io quello che devo dire l'ho detto. Credo che non può essere più come gli anni quando ci ho giocato io, è anche normale. Però un po' di più di gente, giochiamo in casa, me l'aspettavo. Poi adesso il fatto che ci sono, si fa vedere la diretta su Ischia, Tele Nuvolo, quindi adesso la gente quando il pomeriggio sta a casa se mangia il coniglio e dopo fa fatica ad alzarsi, quindi sa che chi la vuole vedere la può vedere per televisione, rimane a casa, quindi è un po' diverso. Prima venivano al Mazzello oppure la partita la dovevano vedere la sera quando la rifacevano insomma per televisione. Noi siamo una squadra che dobbiamo essere sempre molto aggressivi, dobbiamo correre in avanti
e dopo giocare di qualità, però il pregio di questa squadra è il fatto di correre, di muovere la palla, di correre veloce, di andare a recuperarla più velocemente possibile la palla, e se delle volte ci può anche stare, però quando capita questa cosa qua bisogna lavorare, non sul fatto neanche quando ci alleniamo, proprio sulla testa dei giocatori, perché anche come giochiamo noi non è mai facile tenere sempre per 90 minuti questo tipo di atteggiamento. E domenica mattina il Real Forio invece ospiterà allo stadio Salvatore Calise la Maddalonese. Dopo una serie di prestazioni interessanti ma di tanti troppi risultati poco soddisfacenti, mister Angelo Iervolino non nasconde in conferenza stampa la necessità per il Forio di conquistare la vittoria, unico verdetto utile ai fini del raggiungimento della salvezza. Sentiamo le dichiarazioni del tecnico dei biancoverdi. La partita, l'importanza della gara non credo che ci sia dubbio, comunque non ci sia da presentarlo. I ragazzi lo sanno come sono importanti tutte, è importante ovviamente farlo ancora di più in casa. Ovviamente le partite iniziano così, diciamo, ad assottigliarsi, a diminuire, quindi per questo bisogna essere ancora più concentrati, più cinici. Quello che abbiamo detto in settimana, quello che abbiamo detto alla ripresa, è che adesso non possiamo più, tra virgolette, dentro di noi nasconderci dietro una prestazione, perché comunque la prestazione con Napoli United è stata perfetta dal punto di vista del, diciamo così, appunto prestazionale, così come Pompei, e quindi non possiamo più adesso pensare di nasconderci dietro questa. Probabilmente, nonostante sia stata fatta una grande prestazione, fa capire che non basta, bisogna fare qualcosa di più. E loro, no, dal punto di vista, diciamo, prestazionale, credo che, come ho detto anche la settimana scorsa, credo che siamo vicini a trovare quella giusta quadra, appunto di gioco, però appunto il discorso è sempre uguale magari alla settimana scorsa: avere quella grande voglia in più, quella grande fame in più di voler raggiungere l'obiettivo contro tutto e tutti, non focalizzarsi magari sul minimo errore, non focalizzarsi magari sull'arbitro. Sappiamo, devono sapere, lo sanno, che di fronte avranno sempre gente affamata, gente che magari farà di tutto e di più per raggiungere l'obiettivo, come abbiamo visto anche domenica scorsa con Napoli United. Quindi noi dobbiamo farlo di più, perché se lo fanno persone, squadre che hanno un'alta classifica o comunque una tranquillità di classifica, tu devi metterlo ancora di più. Quello che stavo dicendo prima è appunto questo: mi aspetto da parte loro, mi aspetto da parte della squadra un Forio perfetto non vuol dire che non bisogna sbagliare nulla, ma perfetto dal punto di vista dell'approccio alla gara, dal punto di vista della voglia di volerla prendere, un Forio perfetto che dimostri sostanzialmente che, perché così lo penso seriamente, che i ragazzi non meritano assolutamente quella classifica che vediamo. Quindi mi aspetto da parte loro un Forio, ripeto, perfetto, che possa dimostrare per loro stessi il fatto di non meritare quella classifica. Anche se c'è Aiello, anche che domenica scorsa, diciamo così, già aveva un problemino da quell'altra settimana, questa settimana non si è allenato, purtroppo io credo che siamo di fronte a un qualcosa forse di inspiegabile, perché poi io credo che tutto vada anche a toccare anche quel surplus di prestazioni, ma anche di pressione mentale che comunque vuoi non vuoi va a inficiare anche dalla parte fisica, perché è tutto collegato. Purtroppo, come dici tu, si aggiunge Giuliano, che nonostante fosse squalificato per questa partita, oggi si è fermato. Speriamo che non sia nulla di grave, ma semplicemente magari un qualcosa, un affaticamento. Quindi speriamo che sia così. Purtroppo ci attanaglia questo da quando sono arrivato, oltre a pensare a quelli che sono fermi da prima, diciamo così, del mio arrivo. Quindi è un qualcosa, come hai detto tu, è un bollettino di guerra più che un bollettino infortunato. Oltre ovviamente a quelli là, come hai detto, come Cerase, quelli che hanno magari un infortunio traumatico, e su quello purtroppo vuol farci poco. Dobbiamo ancora una volta riparlare del fatto che dobbiamo stringerci,
dobbiamo essere tutti quanti uniti. Questa magari nelle difficoltà si vede, anzi magari nelle difficoltà ha più sapore quando raggiungi qualcosa, quindi ai ragazzi chiedo proprio questo, di essere uniti, di essere compatti, di essere veramente una famiglia in ogni istante della settimana, della partita, e di non prestare assolutamente magari il fianco a delle chiamiamole così, illazioni su di loro. Quindi non devono assolutamente prestare il fianco a chi magari vuole tra virgolette ledere quello che è il lavoro che stanno facendo, quindi dobbiamo restare tutti uniti e guardare soprattutto con positività quello che bisogna fare domenica. Prima di salutarci diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Bentrovati a un aggiornamento con la giornata di sabato, perché ritroveremo ancora un minimo di bassa pressione posizionato sul Mediterraneo centrale in lento spostamento da Sud Italia verso la Grecia. Sarà responsabile però ancora di qualche fenomeno, come possiamo notare sul medio-basso versante adriatico, il basso Tirreno e in generale la Sicilia e la Sardegna orientale. In sintesi, ecco qui la nuvolosità irregolare attesa ancora al centro-sud, mentre la Toscana ed il nord saranno maggiormente protetti dall'alta pressione con più sole. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. È tutto per stasera e per questa settimana con il telegiornale di Nuvola TV. Sarà come sempre un weekend all'insegna dello sport sui nostri canali. Seguiremo già domani in diretta la sfida tra Capri e Ischia alle 14:30, alle 15 invece toccherà il calcio a 5 con la Virtus Libera impegnata in quella di Frosinone, e poi domenica mattina saremo in diretta con Real Forio Maddalonese. Il telegiornale ritornerà invece di consueto come il lunedì, come di consueto, chiedo scusa. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, buon fine settimana a tutti voi e alla prossima da Vincenzo Agnese.